Ci saranno persone all'esterno che non capiranno la vostra malattia. Ora sulle vostre spalle poggia la responsabilità del mondo del dopoguerra. Un bel sorriso. Potete mettere su un'attività, una stazione di servizio, un alimentario, un ferramenta, comprare qualche ettaro di terra e allevare polli. Stai per andare in pausa? 10 minuti. Se un civile qualsiasi avesse subito lo stress cui siete andati incontro voi, senza dubbio avrebbe sviluppato lo stesso disturbo nervoso. Lei non capisce. Io voglio prendere il... Come ci sono finito qui? Avevi un comportamento aggressivo dovuto all'eccesso di alcolici. Lei di cosa si occupa? Ah, sono uno scrittore, un medico, un fisico nucleare, un filosofo teoretico. Ma soprattutto io sono un uomo, proprio come te. Ha scritto tutta la notte. Sembri una fonte di ispirazione per lui. Ciò che faremo adesso provocherà in te il bisogno di un'esistenza all'interno di un gruppo, una società, una famiglia. Ma la scienza, per definizione, ammette più di un'opinione, altrimenti è la volontà di un solo uomo, che è il fondamento di un culto. È a questo che siamo arrivati. Dobbiamo giustificarci. E di cosa? L'unico modo di difenderci è attaccare. Svegliati, Val. Tuo padre sta parlando. Forse impari qualcosa. Sta inventando tutto di volta in volta. Non te ne rendi conto? Com'è arrivato qui? E cosa cerca? È davvero possibile che ci abbia trovati per caso? Tu sei uno spirito eterno. Non ti credo, non ti credo. Hai inventato tutto. Non dire... Lo so che cerchi solo di calmarmi, ma di almeno una cosa che sia vera! Le tue osservazioni sono sconsiderate. Ti pesano i fallimenti del passato. La tua vita è una lotta. Ti comporti in modo strano. Da cosa stai fuggendo? È pericoloso. Calmati! No, lasciatelo! E sarà la nostra rovina se continuiamo ad averlo qui. Se non lo aiuteremo, è perché siamo noi ad aver fallito con lui. Forse è una causa persa. O forse è pazzo.